tirato l'arte di sgranare il couscous e di cuocere al vapore quei minuscoli grani di semola senza mai farli attaccare. Ogni famiglia ha la sua ricetta per il couscous. Ci sono così tante varietà da poter riempire un'intera enciclopedia. Il couscous d'orzo con il pesce di Gigel, mammar, del mostaganel, con piccoli volatili farciti, McFull di cabelli composto con verdure cotte al vapore e olio, quello di cerimonia di Costantina del Tom Howard, il couscous al burro e al miele di Tiaret. Non basta una vita per provare tutto. Nella cucina angelina c'è una grande varietà di antipasti. Per gli invitati di stasera ho deciso di cominciare con una sciorba fric bianca. È una zuppa di Costantina, città conosciuta per la sua gastronomia raffinata. Si prepara con pezzi di carne d'agnello e di pollo, polpettine di macinato di vitello, cipolla e il fric fine, che è un frumento verde sbriciolato. La zuppa viene profumata con della cannella, addensata con un tuorlo d'uovo, cosparsa con un po' di prezzemolo e per completare il tutto una foglia di menta. Un vero regalo per i tuoi ospiti. E come secondo antipasto ho preparato due tipi di burette, specialità delle regioni centrali del nostro paese. Possono fare in molti modi, con diversi ripieni. Questi sono fatti con sfoglie di brick, farcita di carne tritata, cipolla, uova e prezzemolo. Quest'altra invece sono con una pasta presente di spinaci, peperoncino, aglio e spezie. Per questa serata di festa cominciamo da una specialità di pesce, i gamberetti reali in salsa, Stifhagamroa. È un piatto tipico della regione centrale, in particolare di Algeri, Oharoun, Ibaza, Shesh. La bestia è una delle risorse principali di questa zona, come di tutta la costa algerina che si distende oltre 1200 km. Il gamberetto algerino è davvero eccezionale.